La novena dell'abbandono scaturisce direttamente dalle rivelazioni fatte da Gesù a Don Dolindo Ruotolo, sacerdote nato a Napoli nel 1882 e morto in odore di santità nel 1970, il quale con i suoi scritti l'ha fatta conoscere. È uno strumento efficacissimo per affidare le preoccupazioni, i problemi, le situazioni difficili a Gesù, perché le risolva. Dalle parole trascritte da Don Dolindo emerge come Gesù sia desideroso di aiutarci, ma è spesso bloccato dal nostro agire, dal nostro agitarci e voler sistemare ciò che ci angustia. La potente novena si compone, per ognuno dei 9 giorni, di una rivelazione di Gesù cui segue una giaculatoria ripetuta 10 volte. Riflettere su quanto afferma il Redentore è già motivo di serenità e ristoro per l'anima, ma soprattutto è il modo indicato per ottenere grazie. Numerose sono le testimonianze delle persone che già durante i 9 giorni hanno sperimentato l'aiuto divino nella difficoltà per la quale stavano pregando. E così la novena si è diffusa ed è sempre più indicata come strumento efficacissimo di soluzione delle necessità. Preghiamola insieme. Primo giorno. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù alle anime. Perché vi confondete agitandovi? Lasciate a me la cura delle vostre cose e tutto si calmerà. Vi dico in verità che ogni atto di vero, cieco, completo abbandono in me produce l'effetto che desiderate e risolve le situazioni spinose. Gesù, pensaci tu. Signore, sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu. Signore, sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu. Signore, sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu. Signore, sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu. Signore, sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu. Signore, sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu. Signore, sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu. Signore, sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu. Signore, sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu. Signore, sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diffondere la preghiera è la più bella lode al Padre. Puoi invitare a conoscere il canale altre persone, condividendo il link sui social. Se ti fa piacere sapere quando verranno inserite nuove preghiere, iscriviti e clicca sulla campanella. Grazie per aver pregato con noi. Dio ti benedica.